Una provocazione o solo un momento di sconforto? Sta di fatto che Biagioconte Conte affida una lettera a tutta la sua delusione per via dei continui ostacoli burocratici per acquisire la fonderia Basile. Troppi 417 mila euro i pagamenti arretrati di affitto e di presunta occupazione abusiva della struttura richiesti al tribunale fallimentare. Le lungaggini burocratiche e i tuoi muti pignoramenti hanno spinto il missionario a restituire soldi ai locali, interrompendo un sogno fatto di uguaglianza, solidarietà e rinascita lungo vent'anni e dedicata agli ultimi in questi locali fatiscenti sarebbe dovuto sorgere un supermercato al posto dei laboratori artigianali, da anni messi in piedi dalla missione Speranza e Carità ma i continui appelli di Biagio Conte e la stessa disponibilità degli imprenditori Bonetti e Cannoni avevano lasciato uno spiraglio di speranza, anche i cittadini nell'arco degli ultimi mesi si erano mobilitati per trovare il denaro necessario 164 mila euro per riacquistare la struttura e le diocesi palermitane avevano raccolto dei fondi nel corso delle domeniche di Quaresima ma tutto questo non è bastato. Neppure l'ipotesi di una partecipazione del Comune ha tranquillizzato il missionario. In questa regione è impossibile fare opere giuste, impedire l'aiuto ai poveri e ai marginati, ha concluso nella sua lettera, è l'errore più grave che possa commettere questa umanità. Vedremo adesso se e come sarà raccolto l'ennesimo sfogo di Biagio Conte, se sarà possibile trovare una soluzione per i nuovi spazi della missione.